Capopanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo se indovinate ragazzi l'argomento di questo video. Bravi, avete indovinato! Oggi vi parleremo di Nintendo Switch, ma non consigliando i migliori accessori, gli accessori da comprare, i migliori giochi in commercio, oh mio Dio, come ho fatto appunto precedentemente, ma in questo video parleremo della modifica estetica. Il primo prodotto ragazzi l'ho acquistato direttamente dall'America, dal sito Active Patch, che vi lascio in descrizione. È un sito che produce praticamente cover per Nintendo Switch, ma non per la versione portatile della console, ma per la dock, cioè dunque la base. Infatti la dock di Nintendo Switch penso che sia una delle cose più brutte mai fatte. Cioè, mentre le altre console comunque guardano l'estetica eccetera eccetera, Nintendo Switch, essendo una console prettamente portatile, è nata diciamo per quello. La dock è stata pensata diciamo in secondo piano, nera, senza nessun tipo di bellezza diciamo estetica, e dunque possiamo dire la sfigata della famiglia. Dopo il lancio della console praticamente molte aziende hanno deciso di puntare anche sulla modifica estetica della dock. Una di queste, che è poi la più importante, come ho detto prima, è Active Patch. Active Patch fa delle cover in tessuto diciamo da inserire nella dock. Io ragazzi ne ho comprate 4, che adesso vi faccio vedere così e poi ve le faccio vedere montate sulla console, che sono straordinarie. Sono ovviamente riferite ai migliori giochi per Nintendo Switch, dunque diciamo le esclusive Nintendo, non tanto Nintendo Switch, esclusive in generale di Nintendo. La prima che ho preso è questa dedicata a Zelda, guardate che razza di figata. La seconda è sempre dedicata a Zelda, ma come potete vedere tutta quanta nera con il logo dorato, molto ma molto bella anche questa. Ovviamente da amante di Mario, e anche perché l'esclusiva diciamo di spessore di Nintendo, ho preso la cover di Mario con la M ovviamente gigante, tutta quanta rossa con il logo bianco. E per finire ovviamente immancabile un'altra cover dedicata a tutti quanti i protagonisti appunto di Mario, di Nintendo, guardate che razza di figata tutta quanta colorata, che rappresenta un po' diciamo questa console e le vecchie console. Ecco ragazzi, queste quattro semplici cover riescono a cambiare il design della console in maniera estrema, cioè non sarà più un mattone brutto da vedere messo là sulla nostra libreria, sulla nostra scrivania, ma darà un look veramente diciamo limitato alla console. Costano relativamente poco, ovviamente sul sito le troverete a miliardi, io ne ho prese 4 visto che non volevo strafare, ma ce ne sono veramente di tutti quanti i tipi, di tutti quanti i videogiochi mai esistiti al mondo. La cosa figa di queste cover per dock è che oltre a rendere figosa la console, dunque dà un impatto estetico veramente enorme, proteggono lo schermo dall'inserimento. Come ben sapete, l'ho detto milioni di volte ragazzi, quando noi prendiamo la nostra console e la mettiamo dentro la base, purtroppo tende a graffiarsi lo schermo. Se non avete un vetro protettivo, una pellicola appunto in plastica per proteggerlo, rischierete appunto di rigarlo. In questo caso ovviamente, che tra parentesi vi consiglio comunque sempre di utilizzare un vetro o comunque sia una pellicola per la nostra console, comunque in questo caso come ho detto prima proteggono appunto dall'inserimento, perché la membrana diciamo interna arriverà fino alla fine, e dunque quei due piccoli pezzi di plastica odiosi posti all'interno della dock praticamente andranno a sparire, dunque non ci dovremo più preoccupare appunto di graffiarla, di rigarla, di romperla eccetera eccetera. E ora ragazzi passiamo al secondo acquisto, questo dedicato diciamo al modding estetico della console vera e propria, dunque della console portatile. L'ho preso da Amazon, infatti il pacco mi sorride, ce l'ho ancora chiuso appunto perché volevo aspettare questo momento con voi per aprirlo, e adesso lo scartiamo e ve lo mostro. Voilà, cos'è questa cosa bianca? No, non è la console ovviamente, ma è una cover che cambierà completamente l'estetica della Switch. È della Mirian, se non sbaglio, ora non ricordo più il nome, comunque vi lascio il link in descrizione. Ovviamente non esiste soltanto bianca, ma esiste di tutti quanti i colori, anche quella trasparente, la versione trasparente che appunto fa vedere i circuiti interni della console. Non è un case diciamo da applicare sopra i nostri controller per farli cambiare di colore, no, in questo caso cambierà il Joy-Con in sé e anche il retro della console. Infatti dovremo aprire i due Joy-Con, togliere tutti quanti i meccanismi e reinstallarli appunto in questi qua. Stessa cosa per il retro della console, dovremo smontare appunto le varie viti e attaccarci dietro il retro. Prima di partire però vi devo dare dei consigli, visto che non voglio essere quello che ha causato la distruzione delle vostre console. Questo procedimento ragazzi vi consiglio di farlo se avete una coppia di Joy-Con extra. Non è difficilissimo come procedimento, però il tempo che ci si impiega è veramente tanto, dunque bisogna armarci di tantissima pazienza, ovviamente di un kit di accessori che vi lascio in descrizione se ancora non ce l'avete, che ho preso appunto su Amazon, che comprende viti, pinze, qualsiasi altra cosa dedicati appunto allo smontaggio di tutte quante le console Nintendo. Costa 10 euro, dunque non è una spesa così eccessiva, però è dedicato proprio per queste robe qua. Però come dicevo prima ragazzi, anche se non è un procedimento difficile, c'è il rischio di magari spaccare qualche cavetto all'interno dei Joy-Con, e ovviamente se spaccate qualche cavetto all'interno dei Joy-Con i vostri Joy-Con sono da buttare nel cesso. All'interno di questa confezione ragazzi, oltre ovviamente come ho detto prima al retro e ai due gusci appunto dei Joy-Con, abbiamo i tastini colorati sia della freccia
direzionale che del tasto A, B, X e Y, così da cambiarli completamente, e ovviamente delle vite di scorta, che se dovessimo perdere qualche vite, appunto, ci saranno. Una cosa molto utile, ragazzi, è che dietro ci sono due codici che ci porteranno, diciamo, ad un video che ci insegnerà come smontare e come reinstallare il tutto nel dettaglio. Detto questo, ragazzi, io prendo la mia Switch con i due Joy-Con extra e andiamo direttamente a vedere come si monta. Attenzione, non vi farò vedere tutto quanto il procedimento, perché vi lascerò il link qui sotto di un video fatto da un americano che è bravissimo in queste cose, che vi fa vedere proprio nel dettaglio come montarli e smontarli, così capite anche la difficoltà, quanto ci vuole, eccetera eccetera. Io farò appunto vedere un po' in velocità e poi ci vedremo alla fine con tutto quanto montato. Allora, ragazzi, la prima cosa che andremo a fare sarà la sostituzione appunto del retro della console, da nera classica a bianca. C'è questa fighissima qua. Dunque dovremo andare a svitare innanzitutto le quattro viti poste dietro la console e poi alcune laterali. Ora dovremo andare nella parte laterale a rimuovere questa qua, cioè quella centrale per intenderci. Fatto questo, bisogna rimuovere quella sopra e le due sotto. L'ultima vite, ragazzi, si trova sotto lo sportellino ed è questa. E rieccoci qua, ragazzi, con un salto temporale, è venuto il temporale di circa un giorno. No, non ci ho impiegato un giorno a fare il montaggio, ma è stato veramente duro, cioè veramente veramente duro. Io non avevo mai aperto, diciamo, un controller, una console o altre cose, dunque tutto quanto era tipo una novità. Per la console, devo dire la verità, ragazzi, ci ho impiegato veramente poco, cioè per cambiare, diciamo, il retro della console, non per aprire la console, e circa una quindicina, una ventina di minuti, visto che volevo andare sul sicuro e non togliere viti inutili che magari mi smontavano completamente anche lo schermo, e era una cosa che non volevo assolutamente che succedesse. E il risultato, ragazzi, è questo. Devo dire che è una figata pazzesca, con il logo, come potete vedere, Switch, e qua tutta quanta bianca. Questo purtroppo attirerà le ditate, dunque vi consiglio di mettere una cover trasparente, così da non rovinare appunto il retro. Ma è davvero molto molto bello e fa la sua sporca figura. E poi sembra una console così limitata, veramente limitata, tipo poche copie a disposizione, soltanto tipo in bundle, eccetera eccetera. Dunque wow. Per quel che riguarda i Joy-Con, ragazzi, invece è stata dura, dura dura dura, soprattutto perché tutti i meccanismi interni, anche da smontare e roba del genere, sono microscopici, dunque bisogna avere tipo delle lenti aggiuntive per gli occhi, perché sennò vi spaccate veramente tutto. Armatevi di una pazienza veramente fuori dal normale, perché per Joy-Con ci ho piegato circa un'ora, un'ora e mezza, sempre riferito al discorso appunto che non volevo assolutamente rompere qualcosa, cioè staccare dei cavi che non andavano staccati o delle viti che non andavano svitate. Però il risultato, dopo appunto 500 ore di montaggio, è davvero fantastico. Ve lo faccio vedere in dettaglio, vediamo se riesce a metterlo a fuoco. Eccolo qua, guardate che razza di figata. Lasciate stare l'analogico che ho messo io, il gommino, ma guardate che figata, con i tasti tutti quanti colorati e tutto bianco. Devo dire che il risultato è veramente ottimo. Questo è il Joy-Con sinistro, ora vi faccio vedere anche il destro, che è stato leggermente più complicato perché all'interno di questo ci sono dei chip, diciamo, extra rispetto a quello sinistro, ma il risultato, come vi faccio vedere, è fantastico, con anche in questo caso i tasti A, B, X e Y colorati. Guardate che figata, ovviamente anche il retro è tutto quanto bianco. E questa, ragazzi, è la console montata. Guardate che figata, cambia completamente il design, come potete vedere non sembra neanche una Switch classica. Ovviamente anche il retro, mister ovvio, è tutto quanto bianco. Guardate che spettacolo. Anche per quel che riguarda i Joy-Con, sicuramente vi serviranno delle cover, magari anche trasparenti, per non rovinarli, per non sporcarli. La cosa bella, ragazzi, è che il bianco
secondo me il bianco e il rosso, anzi, sono i colori di Nintendo. Dunque non so perché Nintendo non abbia mai fatto i Joy-Con o comunque la console di colorazione bianca, che secondo me è fantastica, dunque già ufficiale di suo, senza comprare accessori di terze parti per poter avere appunto un risultato così. E la cosa fighissima, ragazzi, è che si può personalizzare, essendo bianchi, un po' con tutto. Dunque, ad esempio, se avete dei Joy-Con rossi o comunque blu, ma nel mio caso rossi, è bellissimo vedere il bianco e il rosso appunto sopra questa Switch, cioè fa veramente un bellissimo contrasto e diventa, diciamo, limitata sia per quello sinistro appunto che per quello destro. Stessa cosa se avete come me ad esempio il Joy-Con di Hori, quello trasparente dedicato a Zelda con il D-pad normale tipo controller tradizionale, anche in questo caso il risultato sarà fantastico, perché da una parte avremo il bianco e dall'altra il trasparente nero. Dunque veramente wow. Allora, ve lo consiglio e nel senso che per quel che riguarda le cover per la dock, assolutamente sì, visto che appunto non c'è da smontare niente, basta infilarle, visto che sono tipo dei sacchettini, dunque non c'è nessunissimo problema. Per quel che riguarda invece il modding, diciamo, estetico della Switch, se volete cambiare il retro della console per renderla bianca, per renderla trasparente, viola, rossa, di tutti i colori, in questo caso la mia risposta è sì, visto che è veramente veramente facile fare tutto quanto il procedimento, ovviamente con gli accessori giusti, Per quel che riguarda in Joy-Con invece è un ni, nel senso che dipende dalla vostra pazienza, dipende dalla vostra voglia di fare e dipende anche dal vostro rischio. Ripeto, se avete dei Joy-Con extra, dunque una coppia di Joy-Con extra, potete, diciamo, sfruttare quelli che così in caso di rottura o in caso di malfunzionamento comunque avete i vostri originali e vi funzionano. Se invece avete soltanto una coppia di Joy-Con, in quel caso io starei attento, perché realmente basta un minimo, basta che si stacchi un cavo e sono gran cazzi. Dunque fate tutto a vostro rischio e pericolo, certo è che il risultato è davvero fighissimo, cioè limitatissimo e fighissimo e wow. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, in descrizione comunque troverete tutti quanti i link utili, preso anche un video su YouTube che vi spiega come smontare e rimontare tutto, che secondo me è fantastico visto che l'ho seguito proprio a secondo. Spero vi sia piaciuto, ragazzi, un pollice in su se vi è piaciuto, preferiti, se volete un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video.